salve da Fiori e Lizzy! Eccomi qua! Buonasera, salve. Cosplayer disagiati e non cosplayer disagiati. Stasera solo io. Così. Lui. Scusate il colore inganna. Mi viene in mente guardandolo, sai quando Miriam ha messo le ciglia finte sul suo telefono? Perché non gliele metti a lui? Potrebbe essere molto sexy. Bene, dopo la prima cazzata del video. Non è una cazzata. Allora, siamo qua venerdì. Domani finalmente giornata al di fuori di Cartonia, al di fuori di degli eventi cosplay ufficiali. E faremo cosplay per divertimento, puro divertimento. Saremo una festa di compleanno. Pensavo che avevi trovato un pene, non menti. No, ma de qua è buco già. No, si allarga. Ma siamo sicuri che non ha qualcosa lì dentro? È bucato, devo cucirlo. Dovrò fare un'operazione poi. Cosa gli hanno spostato? Gli hanno tolto qualcosa. Gli hanno tolto il rene. O vuole diventare tipo la Luxuria? Chi lo sa? Chi lo può mai sapere? Vabbè, torniamo ai discorsi seri. Ho detto seri, tra virgolette. Allora, sì, dicevamo, domani siamo alla festa di compleanno. E... casino, mangiare, divertirsi, evitare di strozzare gente. Mantenere la calma. Io non strozzo, io taglio la testa. Ecco, appunto, e la katana la lasci a casa. Non posso nemmeno virarlo. No. Che ne sai che ne trovo uno più? Lasciamo perdere, non facciamo riferimenti a cose e persone, perché... Ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale. Esatto. Potrebbe essere molto compromettente la faccenda. Chi lo sa? Ma niente. Io sono un po' stravolta perché qua le cose... Non si vede, no, che si stravolta. Sono stravolta completamente tra cibi fatti, non fatti, torte ancora da fare, che per fortuna sono da assemblare però, e così via. Idee discorrente, idee malsane, e persone che vorrei non stessero su sta terra, che mi fanno venire gli incubi notturni. E cheat sui suoi parenti che non sono molto simpatici, che hanno deciso di farmi venire un infarto e così tanto per e basta, insomma questa è la giornata che ci aspetta domani, che comincerà verso le 4:30 così e andrà a libidum avanti finché ci abbiamo energie, lui vuole scappare. Finché abbiamo energie, finché non arranchiamo con i gomiti fuori dalla sala, staremo... Sai che non accadrà, vero? No. Che l'anno scorso... Non è accaduto per il mio compleanno, figuriamoci per questo. Infatti, potevamo andare seriamente molto avanti con il tuo compleanno. Già, mi sa che stavolta succede... Ma anche perché questa volta non abbiamo preti vicini... Siamo nel nulla? Più o meno siamo nel nulla, sì. Penso anche sala insonorizzata, perché lì ci fanno anche prove con gli strumenti, quindi penso che sia abbastanza tranquilla la faccenda. Cioè, tu mi stai dicendo che andiamo in una sala, sì, e possiamo fare casino anche fin le 6 del mattino che non ci verrà nessuno a scassare e trattassare i coglioni? Probabilmente sì. Porta il sacco a pelo. Capisco. Dormiamo due in uno. Capisco. O se vuoi ti faccio io da sacco a pelo, tanto scaldo. Sì, questo è vero. Sei una termocoperta vivente. Vabbè. E buono, insomma, così, ecco. Ho capito come si è fatto quel buco. L'ho consumato? No, è stata la tigre. È stata la tigre! Dove sei? Dove sei? Non c'è. Vuoi virarla? Non c'è. È scappata, è fuggita! Maledetta! Vuoi virare il tuo tigrotto? Lo prendo. Si è nascosta. Prendo Perul, sì.
cosa fai tu qui? Vieni qua. Sperava che il ventaglio giallo di Belle lo nascondesse? Sì, esatto. Ma sei sicura che è stata la tigre o è stato lui? Non lo so, perché sappiamo le manie della tigre. Anche no, ma sai l'unicorno qua. Sì, ma un corno storto. Sarebbe stato un buco storto. La tigre sì, ha qualche tendenza. Specialmente con questo. Già, già, già. Allora, questo è quanto. Abbiamo fatto questo video pre. Mi ha detto cosa c'è da mangiare. Dio! Si sta sbavando da mezz'ora dopo aver mangiato una cosa proibitiva come una pasta con l'arrosto e la panna. Che stasera abbiamo con mangiato prima del video per evitare rumori molesti dovuti al godurioso cibo. Sì, dovrebbe essere un cibo illegale, ve lo assicuro. Sì, sì, assolutamente, la pasta con il sugo d'arrosto e la panna. E contando essere... che io ieri non ho cenato e ho mangiato solo un po' di patatine, oggi ero lì tipo bla 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 bla. Esatto. Infatti, Tasmania, beh. Sì. Cadeva molto, molto vicino, sì. E comunque, permettendo che sto video andrà in onda, cioè lo metteremo domenica, lunedì, e siamo un attimino disperate perché il regalo di qualcuno, cioè di Alessio, ce l'ha già. Lei ha fatto questa orribile scoperta 3 giorni fa e ci è stato impossibile fargli qualcos'altro. Perché la cosa brutta di quando nessuno sa com'è la camera di un tuo amico, non sai che cosa c'è dentro. Poi tu, esatto, a Pasquetta sei pacconata da tutti. E il tuo amico ti chiama, ma dai, vieni da me! E ti fa salire molto in gentilmente, camera. Perché insomma ha pensato a lei che rimaneva sola a casa, perché purtroppo io avevo a che fare con i familiari, quindi dovevo andare per forza. E allora ha detto, vieni su da me, facciamo Pasquetta assieme! E sono entrata nella sua camera. Aveva sotto il mobile la scatola di un Wii Remote Limited Edition di Zelda dorato e dietro il regalo che dovevamo fare di noi. Che porcone che volevo tirare! E lei mi ha mandato un messaggio. Siamo nella merda! Che succede? Io in panico già, oddio, cosa succede? E lei ce l'ha già. No! La cosa più brutta che poteva dirmi. Perché se lo sapevo, se l'avessimo saputo prima, gli avremmo preso un action figure di un personaggio non tettone di più, che, no, ok, erano tipo 40 euro in più, ma si faceva una tirata un 15 euro a testa, sì, anche se arrivava. Sì, assolutamente. Invece ci sarà una bella immagine del personaggio, perché è giusto che anche voi vi godiate le tette. Esatto, è una taglia CCG, cazzo che grande. Esattamente, quindi sì, Alice oggi è contenta, le ho portato il tablet. Sì. Siamo disperati per questo, ma insomma, quando scatterà il regalo lo accetterà comunque, perché comunque è una brava persona che sappiamo a cavallo nato non si guarda in bocca, quindi dirà grazie lo stesso. Al massimo si fa il guadagno. E sapendo, visto che lei appunto è stata su a casa sua, e sapendo che ce l'ha già, gli diremo, oh, ragazzo, venditelo e comprati qualcos'altro, più di questo non potevamo fare. Adesso che lei è entrata nella sua camera, magari si potrà prevedere qualcosa per l'anno prossimo. Magari fino all'anno prossimo ci andremo anche noi nella sua camera, visto che ha visto il bordello che ho io in questa camera. No, in effetti tante persone dicono di avere la casa un po' disordinata e poi invece in realtà... mia mamma! sì, beh, poi in realtà, beh... E anche mia suocera è così. Scusate il disordine. Ma dove? Cioè. Sì, vedete, c'è quel granellino di polvere. Sì, esatto. Non sono riuscita a portarlo via con l'unghietta, quindi c'è casino. E tu del tipo sei... Vaffanculo! Sì, esatto. Poi arrivi a casa di mia madre, cerchi il cane che solitamente si nasconde sotto il letto, guardi sotto il letto 3 dita di polvere e dietro il cane. Ciao cane! Ecco, appunto, e dopo dici, io sono abituata a questo tipo di disordine, quindi non mi scandalizzo per il disordine che a casa mia suocera. Cioè,
Vabbè. Ti conta che casa tua è ancora in ordine. Esatto. Un giorno ti farò le foto di casa mia. Mi sa che una delle uniche stanze in ordine è la cucina. Sì, perché è sacra per l'Ale. No, per quando non c'è l'Ale, per la vecchia. Ah, ecco, giusto. Capisco. O il bagno. No, il bagno praticamente ha più robe dell'Ale che non nostre. Ma sai qual è la roba brutta? Mm. Tu decidi, vai in bagno o di notte, così l'Ale non viene a lavarsi le mani, mentre tu sei in santa pace sul trono di porcellana. E lei lascia tutti i suoi spruzzini e le sue robe su tutto il bordo del bidet e tu sei lì. Non posso toccarli. E adesso? Come faccio? Effettivamente potrebbe essere un problema. Alla fine sai cosa ho imparato a fare? Salviettine umide! L'unica roba. Visto che noi non abbiamo il bidet, abbiamo lo stesso problema, quindi salviettine umide anche da noi. È la roba più comoda. Già. Perché abbiamo il bagno talmente tanto piccolo che ho dovuto scegliere bidet o lavatrice. Lavatrice, assolutamente, quindi. Se no il bidet lo dovresti mettere al posto della doccia, la doccia la devi mettere al posto del lavandino, il lavandino lo metti in corridoio. Ce la vado a fregatura. Il cesso del gatto al posto della porta, la porta al posto del soffitto. A sto punto la porta direttamente sul lampadario, così. E poi chi arriva, scusa, perché la porta sul soffitto? Così, mi andava. E come ci passi? Quella è la scala. Esatto. È stato o bene. È meglio il braccino, quello dei giochini. Sì, è come l'appartamento che è andato a vedere la Lari, che mi raccontava ieri, che per andare in soffitta devi uscire dalla casa, appoggiare una scala al muro e andare su in soffitta, perché non c'è un accesso alla soffitta. E stranamente quel giorno non trovavano la scala per mostrargli la soffitta, stranamente. E ho sicuro c'era qualche perdita nel sottotetto che non volevano far vedere. E io che mi stupisco delle case giapponesi che basta che apri un armadio e hai sopra lo sportello per andare in soffitta. Già. Ma così dovrebbe essere, ecco. I miei suoceri, per dire, loro abitano in un ultimo piano e sul sottotetto, diciamo, c'è la scala che porta a casa loro, che è a sinistra, e qua sopra hanno la finestrella per andarci in soffitta. Già, assolutamente. Cioè, ma vi pare che a 22 anni mi deve spuntare un dente del giudizio? Già. Che fastidio. Non fa male, ma quando il cibo si incastra è da bestemmiare. Pensa che la Giada gli sono cresciuti senza neanche che se ne accorgesse. Non hanno fatto niente, neanche un minimo di dolore. Niente. C'ha tutti i culi, ce li ha lei. Scusa, mi torni la Coca-Cola per piacere? Ti lampeggia il telefono. Ehi, chi sta con? Altre cose, altre novità. Sì, la novità è che ce l'avrò per una settimana qua. Quindi video a manetta, caricamento video a manetta di notte. Ovvio, perché la linea non ce lo permette di fare caricamenti di giorno, perché o la usa lui o la uso io. Al limite lunedì andiamo a caricamento a manetta. Ma lunedì ha detto che è a ponte. Sì, ma è via. Ah, lunedì va dai suoi. Ah, per quello prima ti dicevo quell'altra cosa, no? Ah, capisco. È tutto il giorno. Anche la notte, Dubito fortemente. Che coglioni. Contentiamoci di quello che c'è, no? Dimmi. Mi sta facendo delle strane avance, vero? No, perché? Devo rimembrarti come mi palpeggiavi il culo mentre cercavo di spegnere la Wii. Ma devi dirlo proprio qua davanti a tutti? Sì. Capisco. Sì, anche perché oggi ero una persona triste e giocavo alla Wii. E, cioè, insomma, arrivo in un gioco che non sono mai riuscita a finire.
perché poi l'ho prestato e lasciamo perdere. Poi ho dovuto vendere la mia Wii, ma questa è un'altra storia. Gioco, arrivo al primo boss. Ok, arrivo dalla tipa che dovrei salvare, si spegne. Riprovo, si spegne. Basta, non è giornata. E alla fine mi sono talmente tanto depressa che lei è entrata e mi ha visto giocare a Cooking Mama. Sì, è vero. È vero. Che tristezza. Già. Tragedia, credo. Va bene. Niente, fissavo il vuoto così. Pensavo niente, che ieri fissavi arrivata qualche lucina. No, la lucina è solo qua. E adesso, no, adesso anche là. E anche sul tavolo. Ok. Ieri è venuta. Tumare! Ieri è venuta la Giada a trovarci, anzi l'ho portata qua. Perché mi ha dato una mano, visto che lei appunto è arrivata oggi. Mi ha dato una mano a fare un po' di cosine. Appunto, cibi dolci, cibi salati, un po' di tutto. Già, 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 già. Ci saranno tante buone cosine. E niente, poi le ho lasciato lasciato un piccolo compito da fare a casa. Perché non eravamo riusciti a farlo qua. E ha fatto un disastro, sua madre gli ha... Non so quanta pazienza ha avuto sua madre oggi. Ah. Perché io ho fatto delle roselline con le fettine di edamer, quelle che si tagliano alla... che si prendono già tagliate al supermercato, no? E delle fettine di prosciutto cotto. Ah! A volte nella pasta sfoglia, siccome ne erano venute solo 8 da una pasta sfoglia, gli ho detto: Giada, fanne un po' di più, perché 8 non so se bastano, conoscendo lei, conoscendo un'altra persona che viene, insomma, conoscendo un po' tutti, 8 non bastavano. E ho detto: fanne ancora. E lei ha detto che il formaggio non ce n'era più, e quindi ha preso le sottilette. Io le ho consigliate le sottilette, ma poi non ci ho pensato che le sottilette si sciolgono un po' tanto. Gli hanno smerdacchiato tutto il forno. Ma mettere una teglia? La teglia c'era, il problema è che loro non usano o non avevano la carta forno. Già l'altro giorno quando abbiamo fatto i biscotti non l'avevano. Ma i biscotti si sono staccati bene dalla teglia. Questa mi sa che si è incollato proprio sulla teglia, quindi sua madre sarà stata contentissima di togliere il formaggio fuso dalla teglia. Deve essere stata molto contenta. Capisco. E quindi le... deve starnutire quando fa questo. Ma non mi viene! Perché dovete sapere che è allergica alla polvere, qua polvere... Io cerco di pulire, ma... È la polvere che gioca a ping pong in mezzo a noi. Esatto, esatto, esatto. Se vedete qualche batuffolino che vola, è polvere che se ne va, che se ne viene. Entra, esce, fa un po' come se fosse un albergo sta casa, quindi. Come la mosca dell'altra volta. Come la mosca dell'altra volta, che poi è andata a finire a fare un poster sul muro, perché lei l'ha schiacciata. Ma l'ho tirata via dal muro. Sì, ma ha fatto da poster, era così, Non è colpa mia, mi stava infastidendo questo. Vabbè, ho un gatto che non fa il cacciatore, quindi c'ho il gatto sostitutivo. Ciabatta alla mano, ha ben pensato di silurarla contro il muro. Preferivi che la siluravo contro il TV? No! Dopo facevi i conti con lui. Già, assolutamente. E va bene, questo è quanto. Domani io porterò Wanda in una versione molto easy, perché tanto appunto non è un evento cosplay, quindi... Si metterà la parrucca liscia e giuro che io prendo dei bigodini e glieli metto su. Parrucca liscia di Gem, qua ci sono gli orecchini di Wanda,
e ci mettiamo sopra un due bigodini, così tanto per se stanno, cioè non neanche quelli, perché proprio... Se no fai un'altra roba. What? Tu c'hai lì, credo che siano delle extension, un pezzo di parrucca rosa. No, quella è una parrucca, una parra di quelle da carnevale proprio, una schifezza di parrucca. Ti metti quella lì solo col ciuffetto per fuori e ti metti l'asciugamano in testa. Al limite. Potrei anche così, sì. Beh, ma posso mettere anche questa con l'asciugamano in testa. Che magari si piega. Quella è fucsia. È più, vabbè, più rosa del rosa. Ma i capelli bagnati risultano più scuri. Vediamo domani come mi gira. Dovresti un giorno fare Wanda nella sua versione casa con la maschera verde e l'accappatoio e le ciabatte col pelo. Tu sai che potrei farlo, vero? Lo so. E sai che potrebbe essere bellissimo. Pollo, scimmia, tacco. Ma mi serve una moneta da 5 cents gigante. Già. Datemi un hula hoop. In effetti potrebbe starci. Ne metti due o tre insieme di quelli belli tondi. Ma tu sai che io ho qua la parra ancora di Cosmo da fare, no? Ci mancherebbe solo la cravatta nera per farti fare Cosmo. Ce l'ho a casa. No, veramente si dovrebbero fare le ali. No. Perché Cosmo e Wanda, quando sono umani, che si in un paio di episodi si trasformano in umani, non hanno cravatta, cioè non le... hanno la coroncina, le ali e la bacchetta. Esatto. Cosa stai tentando di farmi capire? I don't know. Niente! Ma io ho troppe tette! Però arrivo tette con... silicone, diceva in un episodio, me le tengo, quindi si può fare. Dove sei finita? Vieni qua. Guarda che ti dico puzzola, sai. Ti ho fatto vedere la puzzola di Fire Emblem, sì. È pure figo. Sì. Anche se è un idiota patentato. Già. Che non ho ancora capito se è una puzzola o un tasso, ma va bene. Ma ti ho detto che secondo me è una puzzola. La coda sa di puzzola, appunto, che quando si trasforma diventa un gorilla peloso con un corno. Dimmi che li hai i tuoi appunti di Fire Emblem. No, uffa. No, non appunti di Fire Emblem. Io. Vergognati! Li fai su tutto e non su Fire Emblem! Cercavo questo. Adesso mi preoccupo. E mi serviva la busta, dovevo imbustare una cosa. Mi è venuto in mente adesso. Là. Ottimo. Fatto finito. Ah. Là. Ottimo. Niente, questo è quanto. Abbiamo finito di sclerare, mancano 2 minuti e 18. Non so, vuoi dire altro? Banana. Ancora questa banana. No. Hello papagena! Non ho detto potetto! Ah, potetto, ok. No, anche un'altra volta, quando devi dire altro, banana, hai risposto. Boh, potetto. Ecco, potetto. E puoi mettere l'altro video che dice potetto. Ba 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 banana, ba 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 banana, oh. Io plano fu, la mano no tu, ma banana, la camo pita la mo, banana, ba banana, potato, banana, tu cari no potato, li cani, ma lo manica no ti ca, ba banana. Ecco, va bene. Oddio, ma tu non hai visto quello che io ho. Ha messo quella canzone lì, con 3 saint d'oro che cantano, insieme ad Atena. E Atena era quella che fischiettava alla fine, il cavaliere della Vergine si è preso gli attirato un cazzotto. Ivan, tu sai che ti potrei odiare, vero?
Perché? No, perché sta facendo squallida. Ma no, è Atena quella scrausa. No, non è Sasha. Cioè, Sasha è Sasha. Okay. Non è quella. Stiamo disturbando il gatto, però. E poi ci sono... Mi stai toccando! Non ti sto toccando, è una tua impressione. Sorpresa! Lo so, grazie. Troppo tardi, Franci. Sì, hai già visto? Non è, hai già sentito che cos'è? Oblivion. Ragazzi, Oblivion però. Non è colpa mia, è colpa delle mie orecchie. Non credo vatta, serve. Occhio che non ti si dà fuoco la parrucca. No, per l'amor di Dio. Fail fire. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri amico, tanti auguri a te. Comunque veramente lo sapevo. Da un po'. Vabbè. Ma c'hai coraggio di mangiarla, mo? Sì, è la prima persona che voglio tagliare, sai, anche che... È proprio così! Sì, la...